Siria Mailia, ho 16 anni e sono una centrocampista della Sampdoria Women. Quello da poco trascorso è stato un weekend molto emozionante e indimenticabile. Sabato, in occasione della partita della nostra prima squadra in casa della capolista Roma, ho avuto l'occasione di esordire. Quando il mister mi ha chiamato e mi ha detto «Siria, scaldati che entri», per me è stata un'emozione enorme. Nella mia testa mi sono detta «ce l'ho fatta», sono arrivata a quello che volevo, però non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Quando è stato il momento di entrare in campo, io sapevo che i miei amici, i miei genitori da casa stavano guardando la partita e sono molto felice di aver dato loro questa soddisfazione, perché loro insieme a me sin da quando ero piccola hanno fatto molti sacrifici per me. La gara purtroppo non è andata al meglio, però per me è stato un momento, una giornata incredibile. Ho ricevuto molti complimenti sia dalle compagne che dallo staff e una volta che ho acceso il telefono mi sono ritrovata molti messaggi sia dalla mia famiglia ma soprattutto dai miei amici. Domenica invece sono scesa in campo con la Primavera in occasione del derby. Abbiamo vinto una gara molto importante perché i 3 punti che abbiamo fatto ci hanno permesso di arrivare vicino al Como. Il mio gol è stato molto bello perché ho preso palla, ho scartato il loro difensore e ho calciato da fuori area. Quando ho segnato ho fatto un cuoricino verso la tribuna perché c'erano i miei amici che da Albenga sono venuti a vedermi insieme alla mia famiglia e quindi ho deciso di dedicare il gol a loro. Quando l'arbitro ha fischiato la fine abbiamo festeggiato insieme a tutte le persone che sono venute a vederci e eravamo molto felici. Con il gol al derby e la vittoria ovviamente ho chiuso il cerchio di questo weekend che per me è stato indimenticabile. La Sampdoria rappresenta il mio futuro perché è stata la prima squadra professionista in cui ho giocato. Alla Samp mi trovo molto bene perché ormai è già 5 anni che sono qui. Da quest'anno che mi sono aggregata alla prima squadra penso di essere cresciuta sia calcisticamente che mentalmente. Tutto ciò è grazie al mister Cincotta e allo staff, però il grazie più dovuto è alle mie compagne che mi supportano tutti i giorni. Ho avuto modo di legare anche con 3 mie compagne della Primavera, ovvero Chiara Marenco, Giada Lopez e Nicole Lazzari. Noi passiamo molto tempo insieme perché oltre al calcio andiamo anche a scuola insieme e qualche volta nel weekend quando abbiamo giorni liberi usciamo. Dopo l'esordio in Serie A, i miei obiettivi sono dare contributo sia alla Primavera che alla prima squadra e magari riuscire a segnare un gol in Serie A.